Manuel Carta, neopresidente di Agriambiente Sardegna. Una bella soddisfazione. Sì, una bella soddisfazione anche perché era un... Non pensavo di prendere un incarico così grande, ma pensavo più sul provinciale più che sul regionale. Cos'è Agriambiente? Agriambiente è un'associazione nazionale, ci sono guardie particolari giurate, venatori e operatori di protezione civile, riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e lavora appunto su tutto il territorio nazionale. Fino a poco tempo fa c'era un responsabile in Sardegna, una responsabile, la dottoressa Fois, ma ha dovuto lasciare l'incarico e l'hanno affibbiato a me per poter mandare avanti appunto questa associazione. E Agriambiente in Sardegna, soprattutto d'estate, ha tanto da lavorare. Sì, ha tanto da lavorare, è una nuova realtà, anche se molto simile a quelle che ci sono già nel territorio regionale, ma quello su cui noi puntiamo sono prevalentemente i giovani, quindi ci saranno anche degli aspiranti volontari dai 14 ai 18 anni e lavoreremo anche con i bambini per insegnargli l'educazione civica, l'educazione ambientale e quindi fare tutta una serie di attività e di servizi congiunti con i veri operatori di protezione civile e le guardie ambientali. Seguendo il vecchio adagio che prevenire è meglio che curare. Sì, anche perché la prevenzione è la base della protezione civile, infatti se si riesce a fare una buona prevenzione si riesce a spendere un terzo di quello che si va a spendere durante una reale emergenza, quindi se riusciamo a fare appunto una buona prevenzione sia in contesti comunali che provinciali, regionali eccetera, riusciamo poi sia a prevenire, e se non riusciamo a prevenire quella calamità, quell'evento naturale, riusciamo almeno a contenere un po' i danni. Purtroppo la macchia mediterranea in Sardegna è bella, ma invoglia tanti piromani a diventare protagonisti. Esatto, ci vorrebbe appunto molto più controllo, appunto anche perché comunque le forze specialmente vengono impiegate per spegnere gli incendi, per i controlli, e molte volte più volontari ci sono, più operatori ci sono nella vigilanza e nel controllo, meglio è, quindi ci siamo anche per questo. Chi volesse iscriversi a Agri Sardegna, a chi si deve rivolgere? Ci sono dei responsabili in tutte le province, ci sono dei responsabili in ogni comune. Adesso noi stiamo facendo una serie di incontri in diverse città della provincia di Sassari per incontrare dei nuovi volontari. Il nuovo appuntamento qua ad Alghero è al comando di polizia municipale in via Mazzini il 31 di agosto dalle 7 di sera più o meno fino alle 8, 8 e mezza massimo. E i vostri ragazzi possono venire utilizzati sul territorio? Assolutamente, ci sono l'associazione poi viene iscritta ovviamente ai registri regionali di protezione civile, ai registri regionali ovviamente a quelli nazionali lo è già scritta, e i volontari, i ragazzi, previa preparazione sui disastri, su tutto ciò che concerne comunque la protezione civile, potranno partecipare anche a delle missioni umanitarie, delle missioni di protezione civile in tutto il territorio nazionale. Chiaramente ci sono delle allerte sia comunali, poi provinciali, poi regionali, chiaramente poi c'è l'allerta nazionale e di conseguenza i ragazzi sotto precetto, sotto richiesta, sotto allerta potranno partecipare anche alle diverse missioni che possono essere calamità naturali come sisma, alluvioni, eccetera, eccetera. Sono già in programma incontri pubblici? Sì, ne abbiamo in programma uno per la fine di settembre e faremo una lezione gratuita a tutta la popolazione su che cos'è realmente la protezione civile e su come agisce nei vari contesti sia comunali che provinciali, regionali, eccetera. Questo quando? Per la fine di settembre, la data è da confermare, però è nell'ultima settimana di settembre. Poi ci sarà Sassari, Porto Torres e altre città e troveremo cercheremo tra le persone dei volontari, degli aspiranti volontari che vorranno far parte appunto di questa associazione. Ricordando quindi che la partecipazione è aperta a tutti, non bisogna essere già operatori del settore. La partecipazione è aperta a tutti quanti, quindi chiunque voglia partecipare
maschio, femmina, giovane, alto, basso, magro, possono venire chiunque, anche i giovani dai 14 ai 17, 18 anni fino ai 65, 70 anni, che è l'età massima per poter fare appunto servizio come volontario. C'è un numero di telefono, una mail da contattare? Sì, il numero di telefono cellulare è 324-614-8868, la mail è agriambiente.sardegna@gmail.com e poi su Facebook abbiamo una pagina dedicata che si chiama appunto Agriambiente Sardegna. E speriamo che siate sempre di più, perché in Sardegna ce n'è tanto bisogno. Assolutamente, noi stiamo puntando appunto nel fare un bel gruppo di giovani, di persone che hanno voglia di divertirsi, stare insieme e fare un qualcosa di buono per la società e per appunto esempio per la cittadina o comunque per l'ambiente.